Buongiorno a tutti, sono Luigi Giannuzzi e lavoro al Coccaro Beach nel periodo estivo. In questo periodo invece sono qui a Coccaro e insieme a mio fratello collaboro a presentare dei piatti. Piatti che possono essere sia per l'estate sia per l'inverno. Oggi prepariamo sinceramente del tonno. Tonno che ho ottenuto per 20 minuti a massaggiare in olio ed erbe aromatiche. In questo modo. Questo tonno in seguito lo andremo a impanare oppure creare una crosta con dei pinoli, del sesamo nero e del pistacchio. Tutto questo viene scottato qui in una padella, accompagneremo tutto quanto con della verdura spadellata, in questo caso abbiamo in questo periodo delle puntarelle, con della soia e della verdura croccante, insieme a una crema di bufala allo zenzero. Tutto qui. Ora procediamo. Apriamo qui la panur con del pistacchio, sesamo nero, tutto ben amalgamato che possiamo tranquillamente creare questa piccola crosta. Io preferisco crearla solamente da un lato, perché così abbiamo la doppia differenza. Nel frattempo mettiamo anche a riscaldare l'olio. Olio extravergine di oliva. Ecco, diciamo che il risultato dovrebbe essere questo qui, da un lato e dall'altro. Come si vede, l'olio è arrivato a temperatura, abbassiamo un pochettino. E iniziamo a tostare. Il tonno, come sappiamo, non ha bisogno di cuocere molto tempo, basta solamente una piccola scottata da un lato e dall'altro. Viene servito di solito o medio o proprio se è freschissimo anche a, diciamo, quasi crudo all'interno. Questo tonno nella marinatura è stato già salato e pepato. Così massaggiandolo il sale è penetrato già all'interno e ha insaporito. Non serve aggiungere altro sale o altro pepe. Ecco, questa dovrebbe essere la rosolatura e la cottura, diciamo, quasi perfetta del tonno. Ecco, qui il tonno. Nella stessa padella possiamo, oppure cambiamo, in un'altra padella possiamo mettere un filo d'olio lo stesso e delle puntarelle, puntarelle tagliate julienne e messe in acqua per farle arricciare un pochettino. Sto qualche minuto.
scaldare un altro po'. Queste puntarelle bisogna scottarle un pochettino vive nell'olio fresco e aggiungere un po' di salsa di soia. Facciamo saltare un po'. Ecco, qui abbiamo dei residui di olio. Ecco qui il tonno. Quindi il piatto lo possiamo completare con una crema di bufala aromatizzata allo zenzero, tiepida, tonno, queste verdurine leggermente spadellate con un po' di salsa di soia. Su invece della verdura fresca e croccante per completare tutto il piatto. Un tocco di fino, un po' di olio al gambero, giusto per creare anche il contrasto con i gusti. Questo è uno dei piatti che noi presentiamo qui a Coccaro. Signori, dopo tutto questo, di solito in trasmissione si sente cotto e mangiato. Noi vi aspettiamo.